Grazie a tutti i nostri soci, con la loro disponibilità hanno permesso alla nostra giovane sezione di crescere ed essere qui oggi a festeggiare la nostra intitolazione ufficiale. E grazie alle autorità LB che ci hanno sempre sostenuto, fin dalla nostra nascita, in particolare il presidente provinciale che è tutto il consiglio provinciale. E grazie infine alla famiglia Bertocchi che ci onora dandoci la possibilità di intitolare la nostra sezione al bersagliere Alex Bertocchi, che è stato un grande capofanfara e un grande bersagliere, che ci ha lasciato troppo presto. Saremo fieri di portare alto il nome di Alex, sia con la presenza dei nostri bersaglieri e simpatizzanti qui a Sesto San Giovanni, che sfidando con il nostro labaro e i nostri cappelli piumati, in quegli stessi luoghi che hanno visto anche lui correre fiero davanti alla sua fanfara, che oggi è qui con noi per onorare la sua memoria. Viva l'Italia, viva i bersaglieri! I'm gonna go get some more.
Seconda sezione intitolata ad Alex, per noi la seconda volta che proviamo questa emozione. In questi anni mi sono chiesto, forse nel mio piccolo e assieme ai miei bersaglieri, il perché venisse intitolata una fanfara ad Alex, cioè cosa aveva fatto, cosa aveva lasciato in più. E tutte le volte mi chiedo perché Alex ha lasciato tanto e cosa ha lasciato. Io credo che il cameratismo che ha contraddistinto questa persona e che ha trasmesso a noi bersaglieri sia la testimonianza oggi di vedere che questa fanfara è rimasta intatta nonostante avrebbe potuto scretolarsi. E quindi, oltre che una fanfara, è un gruppo di amici che credono nei valori che i bersaglieri ci hanno insegnato. Lui per questo era il numero uno, perché quando andavamo a suonare in qualsiasi posto, gli veniva riconosciuta questa sua qualità. Era amico di tutti, era rispettato e rispettava, sapeva rispettare il suo ruolo nel momento in cui faceva il capo fanfara. Mai si è permesso di muoversi fuori dalle righe, perché se era lì a fare un servizio qualcuno aveva una responsabilità da portare avanti e lui faceva quello che doveva fare. Magari in seconda sede, se qualcosa non andava, lo chiariva dopo. Perché è sempre stato schietto, sincero, e quindi le cose, anche se non vanno bene, si dicono in faccia, ma nel momento giusto. Detto questo, non toglie che siamo tutti bersaglieri amici e i problemi si risolvono, sempre. Perché insieme siamo forti e lo stiamo dimostrando, da soli valiamo poco. Quindi il messaggio che io sento di portare a nome di Alex, andiamo avanti a fare i bersaglieri, ma facciamolo tutti assieme. Grazie. Bravo.